con la grandiosa temperatura di meno 1. Oggi sono qua con Michele, che già lo conoscete. Bella. Siamo ancora qui, stiamo andando. Siamo in Valtaleggio, abbiamo lasciato la macchina a Ponte del Becco, stiamo facendo questa strada per arrivare al Ponte della Forcola. Il Ponte della Forcola è un ponte medievale che collegava San Giovanni Bianco a Vedeseta. Prima che costruissero quello lì, la strada era circa questa. E andiamo a battere lì in giro, poi massimo ci spostiamo. Pensavo ci fosse più acqua sotto. Me lo immaginavo più pieno il torrente. Neve, penso che è Un male. po' di neve, sa. No, dai. Quello qua prende solo ancora molle. Ma già che bisogna scendere. Codiel. Sì, ma... Vediamo. Ah. Ciao. Eccolo, al ponte della Forcola. Databile tra 1400 e 1450. E quegli scavi qui, guardate, uno lì, uno lì, uno qui. Mi sa che qua qualcuno è già passato con metal, eh. Ok, vediamolo qua. Guardate un po', raga. Guardate un po', un proiettilino. Guardate. Oh. Ed è conservato anche benissimo. Leggo solo 7,65 dietro. Fico. Ma che bello. Un giorno mi porta a fare il sentiero fino in cima. A questa valle. Questo qua è il torrente della Valle Asinina. Oh, qua un altro bel segnalone. Sembra anche superficiale. Fa vedere. Bestia! È marmo questo qua, non è? Porco mondo! Speriamo che non sia una granata perché se la picchio dentro così. Come duro! Sto mangiando un sacco di terra. Fa vedere se è ancora lì. Sì. Sarà un lavoro duro questo. Quella quale è passata?
Stavo passando, mi ero fermato lì a... Qui mi dà qualcosa di alto. Che adesso non c'è più. Porco mondo. Ponte di Valle Fredda. Allora, vi do un piccolo aggiornamento. Stavo scavando lì, ho trovato un'ogiva. Non ho fatto in tempo a farmi con la zappa, adesso abbiamo perso l'ogiva. L'ho buttata da qualche parte, ma non riusciamo più a trovarla. Dovrebbe essere qua nel raggio di un paio di metri, non penso di averla gettata chissà dove, porco cane. Vai al diavolo. Carta alluminio. Ma sbueno? Tu fai un disco, no? Sì, però sto cazzo di proiettile, sto cazzo di proiettile, dove sono andato a finire da qualche parte, porco cane, non può essere volato di salute, che fastidio. Alla base di quella piantina lì al cavolo. Dici? Sarà qualche rifiuto. Sì, infatti, allora. Niente, butteremo via anche questo. Carino questo. Vaffanculo. Sono anche Odino da Scarpone. Non c'è niente interessante però. Interessante, ma c'è una placca di metallo? Che cazzo è sta roba? Ma sembra un pezzo di uno scudo che si è rotto. Abbiamo ancora qualche porcheria un po' in sistema. Oh,
Uno scalpellone. Un altro di quei chiodi. Sono ganci di qualcosa quelle cose lì. Vaffanculo. Vaffanculo. Vabbè. Ce ne faremo una ragione. Questo qua è il canale che porta l'acqua alla centrale idroelettrica che c'è più a valle. Un giorno la facciamo, arriviamo in cima alla Valle Asinina, facciamo un'escursione, buonanotte. Il fatto di aver messo due paia di pantaloni e due magliette non mi sta giovando per niente. Una scatoletta lì. Guarda qua. Allora, leggo prezzo di 160 lire. Quello? Oh. È lunga, spesa casa. Affanculo. Ah, c'è ribattuto qualcosa sul fondo, ma non riesco a leggerlo. Perché al contrario, bisognerebbe leggerlo da questo lato. Ma non c'è nient'altro qua. Thailand. Come Thailand? Pensavo di... Cioè, fosse dentro chissà che cosa, zio cane. Cavolo, se non posso buttare via il latte, porca troia. Stronzi. Maledetti infami. Guarda. Altri pali lavorati qua, eh. Era più in giù, però quello che abbiamo trovato non era così sotto. Appena di più sotto. Avevo trovato il vostro tedesco, il proiettile tedesco. Tipo quello. Sì, mi ricordo più in là. Eh? E tipo una torcia. No, Ha un po' di luce sul pinpointer se vuoi. Cosa? Un bel proiettile. Aspetta che arrivo. Vuoi vedere? Gusti, cos'è un mouse, è questo? È un altro quello tedesco, che non ci ho trovato uguale l'ultima volta. Bellissimo. Sono anche di ferro. Dovresti riconoscerla. La piastrina porta proiettili per quello che abbiamo appena trovato. Ah, il caricatore. Sì. Il pezzo del caricatore. Bello. Sì.
Sì, bravo. Sono andato a fare anche quello. Samba francese, Couturier la brasserie. Dato buono 3 volte. Qua è sparito. Sparito. Allora, se c'è la legge qua c'è subito tanto. Un Vittorino di Tromolo del terzo, 5 centesimi spiga. Anno 1921. Ah, che bellina. Se qua c'è un monetario, vuol dire che qualcuno qua si è appostato. O almeno una volta si è fermato a dormire. Moneta! Vuoi dire qualcosa? Forse la volta ce l'ha più di fronte. Sì! Sono fondato, anche perché cacchio, ho perso quell'ogiva del cavolo. Gira neanche le balle. Quanto rotto qui dentro. Niente da dire, non c'è niente. Niente da dire. Ci vediamo la prossima volta.